Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuto a un nuovo video di Chef Franco. Oggi faremo una ricetta antica napoletana. Vuol dire napoletano proprio, e poi dopo vi spiego. Cacio e uova. È spettacolare, semplice però buonissima. Vi faccio vedere gli ingredienti che io metto. Allora, anticamente l'olio non c'era e si metteva lo strutto. Chi l'ha rivisitata mette anche l'olio. Io metto lo strutto. Allora, come ingredienti c'è? Strutto, anzogno praticamente, pecorino romano e grana padana, uova e vi dico la mia, tubetti rigati. Poi potete mettere qualsiasi pasta, pennette, qualsiasi spaghetti, quelle pasta che volete. E una cipolla, ho dimenticato una cipolla. Ma giù, questa è bellissima, ho dimenticato il pepe. Guardate com'è bello, chef. Giovane, si sembra bella. Cipolla. Bragelette già che vi voglio, io ogni video che faccio vi ringrazio sempre, perché tutti i video che faccio mettete sempre mi piace, i commenti. Ho fatto ultimamente il video zucchine con vongole verace, bel piatto semplice ma buono. Se ci vuole un altro po' lo mettiamo. Quanto più sottile possibile. Secondo me questo piatto si ricorda ma sugli 80-90 anni, penso, perché è una ricetta antichissima napoletana. Questa è ricetta napoletana. Allora ragazzi, cipolla. Mettiamo la cipolla. Zogna, un strutto. Basta. Mettiamo nel frigo, l'acqua già bolle, accendiamo. Olio oggi non lo mettiamo. Sanzogna. Anticamente quando si faceva il ragù a Napoli, sto parlando pure quando mi ricordo la buona di mio padre, mia mamma fortunatamente è viva ancora, quando si faceva il ragù mi ricordo che mio padre metteva sempre un po' di struttari, un po' di zognari, dava un sapore stupendo. Però oggi è cambiato tutto, anche se questo fa male, non è che ogni tanto va bene. Allora, questo praticamente, questo cacio e uova, sarebbe una specie di carbonara, solo che l'uovo lo facciamo un po' più cotto, questo è il discorso, poi vi faccio vedere. Allora, la cipolla non la facciamo né cotta, va bene così, io spengo. Ecco qua, facciamo la cremina. Uova. Io metto uova intere, sai chi mette solo il tuorlo, metto uova intere. Allora, su 250 grammi di pasta, 3 uova vanno bene. Mettiamoci un pizzico di sale. Un po' di pepe. E cominciamo a girare. Fatemi sapere nei commenti come la fate. Fatela a casa. Parecchi signori che mi scrivono dal nord se la ricorderanno questa ricetta, perché questa è una ricetta antichissima. Ho fatto un mix grana padana e pecorino buccio nero. Allora, l'acqua bolle, pasta. Acqua di cottura. Bene così. Mossa di pecorino buccio nero. Sale non ne mettiamo tanto perché pecorino buccio nero poi assaggiamo man mano. Il cacio e ovo sa di sentire il formaggio. Mettiamo qui dentro, faccio come viene bene. Assaggiamo di sale com'è. Un altro pizzico di sale ci vuole.
Ragazzi, ho assaggiato con i tubettini ricati e vi posso dire che è buonissimo. La pasta è buona, buona, ma poco poco sale ci vuole. Non ci vuole nemmeno tanto, basta un po' di strutto, un po' di cipolla, mettere subito l'acqua sul fuoco e le uova, non ci vuole niente. A proposito, le uova sono sempre quelle là della nostra amica, uova di fiducia, uova delle galline. Ma carità, pure che le comprate sono buone lo stesse, io le compro spesso. Vediamo a che punto siamo. Cominciamo a accendere qui sotto, piano piano. Pronti? Spengo. Cadda, piglia il sapore, cadì. Cucina di acqua. Uova. Vedete come andava lì? Andate a me. Andate a me una crema, deve venire un po' cotto. Qua da venire a zucchero. Spengo. Grana patata. Il formaggio ci vuole perché cacio e uova. Pepe e pecorino romano. Ragazzi, questo è un piatto semplice, povero ma buonissimo. Questo piatto è dedicato alla mia Napoli. State sentendo il pecorino? Quello è il frutto di questo piatto e le uova. Bello, bello veramente. Assaggiamo, assaggiamo. Mamma mia, buonissimo. Lascia fare, ma fate bella. Fatelo a casa, fatemi sapere. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Il nostro motto, lo sapete, è uno spettacolo. Se vi è piaciuto, mettete tanta mi piace. Se non vi è piaciuto, mettetelo dopo. Vi voglio bene a tutti. Grazie per i video che vedete. Di Charlie Boom, di Chef Frank, la nostra parola, sempre the best. Ciao.